non è vero che la lotta al cambiamento climatico nasce con Greta. La lotta al cambiamento climatico esiste da tantissimo tempo. A Greta noi riconosciamo il fatto di aver smobilitato tutti gli studenti e questo è importantissimo. Noi non siamo ambientalisti, non siamo ecologisti, l'ambiente sta alla grande, la Terra è qua da 4,5 miliardi di anni, ha subito i meteoriti, le calotte di ghiaccio, spesse chilometri. Siamo noi che stiamo sputtanando l'unico posto dove la specie umana può vivere. Io sono Alessandro Silvello Piacero, 25 anni, sono di Fridays for Future Milano. Oggi ci troviamo qua all'Auditorium Levi ad assistere e a partecipare sostanzialmente a quella che è la prima Assemblea Nazionale Costituente. Vi sono rappresentanti, portavoce e attivisti da tutta Italia, oltre 100 città coinvolte nel movimento Fridays for Future in tutta Italia, da nord a sud, senza distinzioni della grandezza della città. Una volta che sono letti i testi, ci sono delle persone che sono alla commissione di segreteria, sostanzialmente dove è il palco, e a prendere appunti e a moderare. Noi aspettiamo quindi la fine degli interventi per leggere tutti insieme questo testo. Una volta che sono finiti appunto gli interventi da parte di tutti i comitati italiani, è stato elaborato un report nazionale dal tavolo della presidenza, da parte di rappresentanti di comitati di tutta Italia fondamentalmente, e si è decisa una linea comune che comunque verrà rielaborata, rimaneggiata e ci porterà a quella che sarà la seconda assemblea nazionale che si terrà a Napoli il prossimo settembre. Vogliamo continuare a lanciare forte e chiaro il nostro appello a livello globale e locale, rimanendo una forza di contestazione che incalzi la politica istituzionale, ma che per il momento ne rimanga esterna. A fare lotte ambientali già da un po' di tempo, da prima che Greta Thunberg si sedesse pure al Parlamento svedese e iniziasse, diciamo così, il suo movimento, la sua campagna. All'interno del nostro intervento che abbiamo portato come territorio di Napoli, abbiamo prima di tutto evidenziato il rapporto tra giustizia ambientale e giustizia sociale. Ovviamente abbiamo accettato quasi la sfida di Greta, che diceva che il cambiamento climatico va fermato. Noi viviamo queste problematiche da un sacco di tempo ed era giusto appoggiare questa battaglia e renderla nostra. Il mio intervento verteva principalmente su due campi. Uno, è necessario avere una teoria politica e sviluppare un percorso di consapevolezza. In seconda battuta, è necessario tenere alta l'attenzione in questo ciclo di interesse che si sta sviluppando attraverso azioni immediate e concrete che danno all'individuo che magari non è ancora sensibilizzato un senso di appagamento maggiore, come ad esempio giornate ecologiche o attività di questo genere. Noi di Torino chiediamo che venga messa al centro dell'attenzione l'emergenza climatica e chiediamo che questo movimento non venga strumentalizzato in nessun modo da né partiti o altre associazioni o altri movimenti. I nostri obiettivi sono chiari e i nostri intenti pure. Noi rivendichiamo la nostra indipendenza, ma rivendichiamo anche il nostro attivismo politico. Io sono sempre in piazza quando si parla di combattere contro le ingiustizie sociali, sono sempre in piazza quando si parla di denunciare la corruzione dei politici, perché appunto ritengo sia di fondamentale importanza l'attivismo, ma non come uno scendere in piazza e magari urlare qualche cosa, ma attivismo nel senso di coscienza politica. È necessario coordinarsi. Per questo, per il futuro di Fridays for Future, noi come Valsusa proponiamo che ogni assemblea locale elegga due portavoce, due delegati che vadano a comporre un coordinamento regionale. Oggi è un clima veramente emozionante, veramente bellissimo ricevere in un unico punto, in un unico momento tutte queste persone, tutti questi attivisti da tutta Italia per raccogliere moltissime idee, spunti, punti di vista, ed è veramente fantastico. È evidente che ci siano posizioni differenti da parte di tutti i territori, anche perché è un movimento
apartitico ma non apolitico, significa che noi facciamo politica all'interno dell'Assemblea Nazionale, banalmente, però dobbiamo capire che fare politica all'interno di questa Assemblea non significa fare posizionamento, ma significa trovare una sintesi. Siamo tutti a prendere appunti sulle varie città, cosa pensano e come si declinano le varie assemblee, e questo è indicativo del fatto che c'è interesse di prendere contatti a livello proprio locale tra le varie città. Stiamo tirando fuori quello che abbiamo sempre vissuto dentro. Abbiamo sempre pensato di essere soli, invece oggi siamo tantissimi. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.